Mister, siete passati il passaggio, poi nel giro di 5-6 minuti avete ribaltato la gara e da lì in poi comunque avete amministrato. Poi la fine nel secondo tempo, però c'è stato quel rischio con quella grossa occasione per l'Italia. Sì, hai detto bene. Sicuramente prima del loro vantaggio meritavamo noi di andare in vantaggio noi per 2 o 3 volte, come è successo nelle altre partite. Non ci siamo riusciti, loro sono andati in vantaggio, ma noi abbiamo avuto la forza di poter rimontare. Ma avevo la sensazione di poter e la convinzione che potevamo far gol, perché comunque ci stavamo muovendo bene, stavamo attaccando gli spazi bene, quindi ci muovevamo bene. Nel secondo tempo abbiamo sofferto negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, più per errori nostri personali, di lettura, o io ho detto anche ai vostri colleghi che non si può sempre attaccare o sempre andare in anticipo sull'avversario. Ogni tanto bisogna anche saper difendere, stare lì ad aspettare e soprattutto non andare sempre in anticipo, perché forse in una situazione abbiamo fatto un errore 3 di seguito e questo non deve succedere, perché fino a quell'ora non avevamo più sofferto e quindi la squadra aveva giocato. Se vogliamo trovare un neo, possiamo dire che per quanto avete prodotto in termini di azioni, in occasioni da gol, questo risultato è un po' risicato. Andiamo a rivedere un po' Se noi vediamo il primo tempo, a parte la situazione del loro gol che è venuto da una nostra, che probabilmente ho detto anche a Doda che avrei fatto la stessa cosa, lo stop di petto verso il portiere, quindi ci può stare. Ma sulle palline attive abbiamo preso un altro gol, questo comunque dobbiamo migliorarlo. E poi abbiamo avuto credo 5-6 palle gol, quindi la partita poteva essere diversa, ma devo essere anche sincero, comunque stando 2-1 contro un Licata che è venuto motivato con tutta quella gente, con la gente nostra che ha vinto anche questa partita, perché si sentivano, con tutto il rispetto, a un certo punto non si sentivano più quelle di Licata, si sentivano quelle del Palermo, quindi questo fa piacere, ma c'è da anche fare un gran merito a questa società Licata, perché portare tutta questa gente qua significa che una società importante, che sta lavorando bene, che veramente i tifosi sono stati anche loro meritevoli. Però noi diciamo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sono contento per la prestazione, perché ho visto anche qualche contrasto duro che ci sta in questa categoria e quindi stiamo crescendo. Siete a Kyoto sulle inseguitrici, questo è lo step che chiedete. No, se avessi, io l'ho detto la settimana scorsa, non credevo di fare tutte queste vittorie, di avere questo step. Fa piacere, ma so anche, ripeto, che quella bottiglia di spumante è chiusa sempre, quindi non posso in questo momento permettermi. Noi dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, dobbiamo cercare di staccarci dall'ambiente Palermo come città e come tifosi, perché loro meritano di vivere questo momento dopo tanti problemi, ma noi dobbiamo vivere il momento nostro per solo farci lavorare, per lavorare settimanalmente e migliorarci, ma l'obiettivo è un altro e quello ancora deve arrivare. Mister Felici dopo la rete, la prima cosa che ha fatto è andare verso di lei. Questo significa che questo ragazzo crede molto in lei e lei No, ci ci ha avversa. detto parolacce, avete visto? Segno pure io, segno pure io. Voleva dirci, mentre ci abbracciava ci diceva questo. No, sono contento veramente perché il ragazzino è forse quello che ha giocato più di tutti quasi, quindi Perché io ho no, giocato meglio di lui. non è facile, è un 2001, sta crescendo e tutto, e quindi è meritevole. Ma mi volevo soffermare anche sul gol di Santana, credo, vi dicevo adesso che forse a 38 anni ha fatto uno scatto che non ha mai fatto neanche quando aveva 20 anni. Fatto anche Ecco, lui in difesa, bravi. perfetto, tornava in difesa. Ecco, questo è l'atteggiamento. Quando hai questo atteggiamento, qualsiasi risultato che venga, un allenatore è Mister, a contento. proposito di scatti, lei a fine partita